realtà che stiamo combattendo questa settimana che viene con un'iniziativa aperta a tutto il pubblico, a tutti gli interessati, che tratta proprio dei temi della sicurezza, della prevenzione e della necessità di una presenza rispetto a quelli che sono i rischi del lavoro. E ci sarà tutta una settimana una serie di iniziative, un po' a Savona, un po' a Norvenga, su tutto il territorio. Vogliamo richiamare alunni, ragazzi, ma soprattutto i lavoratori e i datori di lavoro a una massima attenzione, perché questo fenomeno, che è in diminuzione, però possa essere assolutamente sentito dal lavoratore, da chi opera, e diminuito, perché solo con una prevenzione attenta, un'informazione di quelli che sono i rischi, possiamo contare di sconfiggere questa, che è una grande piaga della nostra economia e del nostro paese. Quali sono stati Ma noi partiamo in un trend in discesa, eravamo a 3.300 infortuni nel 2014, siamo scesi verso i 3.000. È chiaro che si deve lavorare ancora molto, si può lavorare ancora molto, molti settori vanno attenzionati, molte anche particolarità tipo il trasporto, l'attenzione alla guida, l'attenzione, perché molti avvengono su strada, deve essere attenzionata, per quello che erano presenti tante polizie che faranno una campagna di attenzione, di controllo, perché questa è anche una forma di prevenzione rispetto a dei rischi, a non essere, avere un comportamento di conducente educato e corretto. La polizia stradale, i carabinieri, i vigili urbani possono sensibilizzare su questa cosa qua, che porta tantissimi infortuni e la metà dei morti forse in Italia sul lavoro.